Bene, buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro dello 02020202, perché oggi è una giornata eccezionale. Mi sembra che sia il Messaggero sia Repubblica raccontano il palindromo, cioè il fatto che tu possa leggere o dall'inizio o dalla fine della data e non cambiano i riferimenti rispetto a quello che sta avvenendo. Che cosa è successo oggi? È molto semplice, perché il tema fondamentale è andato un po' sotto il virus e è salito invece il tema dell'anno giudiziario e queste cose italiane, cioè l'inaugurazione dell'anno giudiziario si fa il 2 di febbraio, ma io non voglio neanche entrare nel merito di cose che non capisco, anzi è meglio che mi taccio. Però una cosa la devo dire con grandissima franchezza, anzi con orgoglio. Io quando ho visto quegli avvocati che si sono rifiutati di stare a sentire il pippozzo di Davigo, che e ha detto che sono degli straccioni e li ha insultati in tutte le maniere, Davigo, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che è andato a fare l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, quando ho visto quell'avvocato col cappello che è stato mandato via con dignità, se ne è uscito dal tribunale perché un carabiniere gli ha detto che doveva uscire, non poteva continuare a fare più quella protesta, beh, io sto con gli avvocati. Ci sono tanti difetti che noi italiani abbiamo, però vedere un avvocato che si arrabbia con l'ordine giudiziario, cioè con la controparte che tutti i giorni deve affrontare in tribunale, con quella manifestazione che è venuta ieri a Napoli, a Reggio Calabria, a Milano, è un segno che non siamo ancora finiti come la rana bollita nella pentola a 100 gradi. Qualcuno ancora si ribella ad esempio a questa norma assurda della prescrizione, che viene totalmente addebitata alla indolenza degli avvocati, mentre, come ben sanno tutti i cazzoni che la vogliono invece promulgare dal 1 gennaio, ormai è legge fatta, ve lo ripeto, da Lega e Movimento 5 Stelle, dalla Buongiorno e da Bonafede insieme, beh, insomma, questa legge in realtà e sarà un disastro, perché il 70% delle prescrizioni avviene addirittura in fase di indagini preliminari. Quindi molto bello il gesto di cui parlano tutti quanti, e Travaglio ovviamente dice avvocati delle cause perse, no? Perché Travaglio sta solo e sempre con loro, avvocati delle cause perse. Siccome è un bambino piccolo e è rimasto alle prima, seconda, terza elementare, la sua grande forza è quella di fare giochi di parole. Travaglio, le camere per penose, no? Si diverte, e con lui tutti baluba che lo seguono, le camere penose, no? E così si è contento di aver insultato gli avvocati, lui che si è inventato questa straordinaria nuova interpretazione della Costituzione, per cui non c'è nulla di scandaloso nel fatto che un innocente in carcere. Gli ha risposto bene, come sempre, la Gaia Tortola, mandandolo a quel paese. Non penso che si potesse fare di peggio di quello che ha detto lui. Tra l'altro, ieri il procuratore generale a Milano, Alfonso, insultato da Travaglio, che cosa dice il procuratore generale, cioè un magistrato dell'accusa? Esistono profili di incostituzionalità in questa vicenda riguardo alla prescrizione. Perché ci accaloriamo tanto la prescrizione? Mi rendo conto che non è il tema dei temi, ma lo è, perché il cattivo funzionamento della giustizia in Italia, e anche quella penale, è uno dei motivi per i quali questo paese è morto. Bene, il tuo padrone ti ha minacciato di toglierti lo stipendio, vero? C'è sempre il deficiente qua che scrive su Facebook. Il tuo padrone ti ha minacciato di toglierti lo stipendio, vero? Questi coglioni che mi scrivono e che mi attribuiscono queste cose sono i primi servi dei loro piccoli padroni. Magari fa il commesso con un piccolo padrone, lui frustrato fa l'impiegato o fa l'uomo della finanza con il capo miliardario, e lui invece di avere la Tesla 5 c'ha la Tesla 3. Ecco, questi cretini che spesso vengono sulla zuppa, bisognerebbe affidarli tutti a Travaglio, cioè andate in vacanza con Travaglio, tanto nel passato è andato in vacanza con chiunque. Secondo tema, fantastico oggi. Oggi io mi sono letto una pagina di Fubini, e lo so, la domenica ognuno fa un piccolo sacrificio, io ho letto una pagina di Fubini. Voi direte,
toc toc! Chi è Fubini? Fubini è uno dei giornalisti più seri del Corriere della Sera, è uno di quelli che quando parla non è un porro qualsiasi, lui sì che l'economia la racconta bene. Certo, qualche volta l'economia non la racconta tutta, come quando non raccontò i morti dei bambini in Grecia perché non avevano le medicine, non per queste minchiate del coronavirus, ma perché le medicine non arrivavano perché c'era l'austerity e morirono molti più bambini in Grecia durante l'austerity. E lui disse, lo ammise lui, non l'ho scritto di questa roba qua, perché se no sai populisti quanto sarebbero cresciuti. Quindi un giornalista che si autocensura, il giornalista che peraltro non pagava neanche le quote dell'ordine dei giornalisti, e su questo gli do completamente ragione, ma non perché è contro l'ordine dei giornalisti, ma perché lui era sempre all'estero. Vabbè, comunque, fatta la premessa del mitico Fubini, io non ce l'ho con lui perché me lo leggo sempre con attenzione, oggi però secondo me ha scritto una roba di cui non conosce assolutamente nulla, e cioè il gioco d'azzardo, in cui dice che l'Italia, no, ma dice delle cose incredibili, il gioco d'azzardo sta... dice il gioco d'azzardo tassa, è una tassa sui deboli, mentre con le famiglie patrimonializzate godono dei prelievi come la cedolare secca al 10% sugli affitti e la cedolare del 12,5% o 27% sui redditi da capitale. Cioè ha messo come sempre contro pere e mele, marziani e venusiani. La cosa non c'entra assolutamente un cazzo. Peraltro del gioco d'azzardo non ha capito che su 110 miliardi che vengono spesi nel gioco d'azzardo, 90, lo scrive ma non lo capisce, vengono restituiti ai giocatori, e che quel margine non è un margine dello Stato ma dei concessionari, e su quel margine dei concessionari lo Stato tassa il 50%. E vabbè, insomma, posto che lui non ha capito il meccanismo, toc toc! Magari leggiti, guarda, anche il mio libro c'è scritto, ma non c'è bisogno di leggere il mio libro, parla con uno che si occupa di giochi, così ti spiega un po' di... parla con uno dell'agenzia, cioè un funzionario pubblico che ne sanno molto più di te e che non hanno questa ideologia. E poi dice, a giocare sono solo i più deboli e i giocatori sono... va benissimo, può darsi, io non voglio neanche entrare in tutte le sue illazioni, ma io voglio entrare sulla questione. Cioè lui dice, noi tassiamo i più deboli, in realtà tassiamo i concessionari, ma non tassiamo sulle cedolare secche, sui ricchi italiani, perché quelli che hanno la casa per lui sono i ricchi italiani, e quelli che hanno i bot che vengono tassati al 12,5% sono i ricchi italiani. Cioè è sempre la solita solfa del giornalista montiano che ci deve spiegare, tassate le barche e difatti è morto il settore delle banche, tassate le case e difatti è morto il settore dell'edilizia, mettete il superbollo, l'Italia che fa soltanto macchine di lusso. Ecco, questo è il fubinismo, il montismo, che purtroppo non è stato, come possiamo dire, cancellato dalla ragione di quello che è avvenuto nel passato. Salvini di nuovo a processo per un'altra questione su Open Arms, beh, sarà stupendo. Nel frattempo, ragazzi, io vi devo raccontare questa cosa straordinaria, ma straordinaria. Ieri le sardine scrivono una lettera a Repubblica che neanche mio figlio di 8 anni avrebbe scritto in modo più banale. È una roba che è un temina di quarta elementare. Siccome voi non ci potete credere, le sardine ieri scrivono a Repubblica la seguente cosa: vogliamo un paese che si occupi del sud. Porca puttana, non ci aveva pensato nessuno. Vogliamo un paese in cui si recuperi la dignità. Porca miseria, la dignità! Cioè, magari ti togli il cerchietto e vai a cercarti un lavoro, forse un po' di dignità la trovi anche tu. Vogliamo un paese in cui ci sia maggiore sicurezza. Ma pensa che sono delle cose su cui sono tutto d'accordo. Anch'io sono d'accordo. Sapete cosa gli ha risposto oggi Zingaretti? Cioè Zingaretti oggi avrebbe dovuto fare la pernacchia. Avrebbe dovuto dire, ah regà, ma che state a dire? Andate a lavorare, mandate in miniera, fate come porro, fate i contadini. Siete meglio di queste minchiate che vi hanno dato la pagina su Repubblica. Cioè se io avessi trovato uno che mi scrive un pezzo, Nicola voglio scriverti un pezzo per il sito nicolaporro.it. Bene, e cosa mi vuoi scrivere? Voglio maggiori interventi al sud, più dignità e più sicurezza. Lo avrei preso a calci nel sedere, gli ha detto, bello, scrivilo sul tazzebao della prima elementare. Invece sapete cosa scrive Zingaretti? Vi giuro, lo leggo oggi sulla Repubblica. Peraltro se ne parlano soltanto tra di loro. Straordinario contributo politico e civile. Straordinario contributo politico e civile! Dire che questo paese ha bisogno di più dignità, sicurezza e lavoro e sud. Io dico, ma questi devono cambiare veramente spacciatore, ma tutti. Nel frattempo
Le sardine da chi vanno? Vanno da Oliviero Toscani, uno che è difficile trovarlo sobrio, e da Luciano Benetton, il proprietario di Autostrade, per cui oggi c'è una grande querelle nel governo se togliergli o non togliergli le concessioni. Ma voi ditemi, ma è la photo opportunity per questi giovani col cerchietto e farsi vedere da Toscani e da Benetton? Ma difatti succede un casino sulla rete perché gli stanno a fare un mazzo così. Tra l'altro, voglio dire, sono quelli del rigore, quelli per Benino, vabbè, è fantastico. Io posso dirvi, la penso come Piff, quello là che si è presentato al palco, sul palco delle sardine una volta, ha detto finalmente mi sento un uomo, non so, finalmente mi diverto, finalmente una cosa bella in questo mondo. Guardate, non mi ricordo la minchiata che ha detto, ma era come quella che ha detto oggi Zingaretti, cioè ve la ripeto, perché aspetta, su questa stupidaggine cosa dice Zingaretti? Contributo straordinario per la politica. Ma leggetelo, vi prego, andate su Google, leggetevi le cazzate, ma non perché... Non puoi neanche essere contro di loro, perché non dicevano nulla, l'acqua fresca, l'acqua Paola, e quello dice contributo straordinario della politica. Il Saponetta è straordinario. Soros, intervistato della Ferraino, dice: la sfida ormai è quella del clima. Ma Soros era lo stesso che, oltre a aver speculato sull'Italia ed è diventato il mito di Repubblica, l'uomo che speculava sulla lira e la sterlina, lo speculatore, che io adoro perché a me quelli che fanno i soldi mi fanno piacere, ci hanno fottuto e hanno fatto i soldi, quindi insomma è diventato il mito di Repubblica. Soros, io non lo considero neanche come quelli di destra che considerano Soros il padre di tutti quanti guai mondiali, però lo considero semplicemente incoerente, perché oggi ci dice che il problema è il clima, mentre prima ci diceva che il problema erano le diseguaglianze, lui miliardario che ci aveva fatto fallire, poi ci ha detto che il problema era l'immigrazione e finanza le ONG. Ieri scrive, fa un'intervista che pubblica oggi sul Corriere della Sera, e sapete cosa dice? Sono molto preoccupato degli italiani che vanno via, dei giovani italiani che vanno via dall'Italia perché impoveriscono l'Italia. Ma brutto cornuto! Stai finanziando con miliardi il depauperamento dell'Africa, perché i giovani africani se ne vanno dall'Africa per venire 30-35 anni a lavorare in Italia pagando 5.000 euro. Come ci spiega Anna Bono, se ne va via la classe media dall'Africa, non i poveracci che non hanno i 5.000 euro, cioè tu sei preoccupato di italiani che vanno a trovare un lavoro all'estero e non degli africani che vengono a trovare un lavoro in Italia, della classe borghese africana che invece di investire là, che sarebbe stato molto più utile, la fa venire in Europa, in una roba che, vabbè, ma nessuno glielo chiederà. Brexit, viva gli inglesi, ma andarcene via per noi sarebbe una fregatura, è la tesi di Sallusti, che ovviamente io condivido al 100%. E il discorso di straordinario discorso di Boris Johnson lo trovate oggi sul Libero intero a pagina 13. Ultima cosa, virus, che succede? Il Quotidiano Nazionale dice che il 64% degli italiani teme di ammalarsi e il 52% non crede ai numeri che ci dà la Cina. Nel frattempo sono bloccati i voli con la Cina. Beh, insomma, questo è un paese che le frontiere non le blocca con nessuno. Con l'ISIS, no, perché noi siamo per le frontiere aperte, questo paese, questo governo, per tutti, ma per i cinesi, che ancora sembra che non sia successo niente, ci sono due poveracci che stanno qua, lo Spallanzani, le cui condizioni sono discrete, però noi siamo l'unico paese a bloccare tutto il traffico aereo con i cinesi e rimandiamo a casa i cinesi. Razzisti dei miei stivali sono chi ci governa, ma se loro sono razzisti, ma perché io non mi devo mettere la mascherina che sono per strada? Apro parentesi, chiudo parentesi. Tutti i giornali dicono che le mascherine non servono assolutamente nulla per il contagio, va bene? Nessuno, tutti i virologi eccetera, però se sulla prima pagina dei giornali faccio vedere una foto dei nostri medici che vanno in trincea con le mascherine, tutti sono autorizzati a pensare, ma se i medici hanno le mascherine, ma perché io non me le devo mettere? Ma su questo discorso ne parleremo lunedì a Quarta Repubblica. Che altro c'è di bello di oggi? 1 milione di posti di lavoro in Italia nei prossimi anni, ma il 30% di questi, dice il Sole 24 Ore di oggi, sono per lavori che gli italiani non sanno fare, data scientist, 1000 lavori che gli italiani non sanno fare. Quindi tutta sta minchiata dei pagamenti da fame esiste, certo, ma soprattutto c'è un paese in cui i giovani pensano al loro reddito di cittadinanza, al loro giochettino elettronico, e sono dei bamboccioni evidentemente, oppure una famiglia che non gli hanno spiegato, forse invece di laurearti in filosofia, o quelli che vengono da me laureati in scienze delle comunicazioni, magari se ti lauri in fisica, in chimica e riesci a capire come funzionano i dati nel mondo dei dati e non stai a sentire, secondo me avremo milioni di laureati in ecologismo che fra 5 anni serviranno quanto le mascherine, a zero. Bene, vi do appuntamento come sempre domani, Quarta Repubblica, prima serata, parleremo di questo, avremo il ministro dell'economia Gualtieri e parleremo anche di tante altre cose. Ciao! Ciao!